Questo nuovo appuntamento con i dialoghi alla scoperta dei tesori del museo ci vede nel cuore della biblioteca, dove dietro di me troneggia l'Encyclopédie, un nome evocativo solo a pronunciarlo, l'immensa opera redatta sotto la direzione di Diderot e d'Alembert tra il 1751 e il 1780, qui in una delle sue primissime edizioni, quella di Livorno. Graditissimo ospite, che ringrazio veramente per la sua cortesia e disponibilità, il professor Walter Barberis, docente universitario, presidente della casa editrice Einaudi. La prima domanda, Walter, è immediata. Che cosa abbiamo qui alle nostre spalle? Che cosa mosse Diderot e d'Alembert a generare questo compendio incredibile? Ma questo è un monumento della cultura occidentale europea, è un monumento di quello che viene definito ormai da tantissimo tempo l'illuminismo europeo, vale a dire quel movimento di idee che emancipa dalla vecchia società aristocratica, della rendita fondiaria, dell'alleanza tra l'aristocrazia e il clero, buona parte dell'Europa. Noi conosciamo evidentemente gli aspetti fondamentali di una storia che sul piano della rivoluzione industriale ci porta in Inghilterra e sul piano della rivoluzione delle idee, della rivoluzione poi anche politica, ci porta in Francia. Questa a metà del Settecento è già un'opera di sintesi, parte come un'idea di tradurre e copiare, tradurre sostanzialmente una enciclopedia inglese che preesisteva, ma poi pian piano sembra l'occasione per mettere a punto una grandissima summa di non solo descrizioni di cose, ma di proposte culturali e, diciamo, filosofiche. Qui Diderot e d'Alembert sostanzialmente raccolgono tutti i saperi, tra molte virgolette, moderni, vale a dire saperi scientifici, ma anche tecnici e tecnologici. Qui ci sono le tavole delle macchine, ci sono tutto ciò che in un mondo aristocratico, dove tutto si fondava sulla terra, sembra rivoluzionario. La terra non conta più. Conta la scienza, che è alla base dell'industria. Conta il denaro, la ricchezza di capitale. È su questo che si fondano le produzioni, su questo si fonda l'idea che nascano le fabbriche, che ci sia un denaro che ridistribuisce ricchezza e classi sociali nuove e in qualche modo soppiantino le vecchie. Dietro a questa idea ci sono dei filosofi estremamente importanti che qui sono rappresentati. Qui dentro c'è Rousseau, c'è Voltaire, oltre a Diderot e d'Alembert, c'è Montesquieu. Ci sono le idee che fanno della Francia un faro di illuminazione per tutta la cultura europea e anche extraeuropea, perché molta cultura dei primi americani è figlia di questa operazione. Inutile dire, questa è un'operazione con qualcosa come 147.000 voci, con l'impiego di centinaia e centinaia di illustratori, di artisti, di commentatori delle varie voci. È un'operazione gigantesca, è la progenitrice moderna di tutte le altre enciclopedie, starei per dire da un certo punto di vista imbattuta. E naturalmente questa Francia arriva anche in Italia, e molto molto discretamente, è un'Italia non ancora pronta ad accogliere, però nel 1758 a Lucca c'è la prima edizione, sempre in francese, non sono tradotte. E poi a Livorno, questo magnifico esemplare, nel 1770. Da qui questa enciclopedia comincia la sua diffusione in tutta Europa. Ecco, lo hai sfiorato.
possiamo dire che qui si coglie poi il paradigma dell'illuminismo di compendiare il sapere e di considerare le scienze, le conoscenze come uno strumento ineluttabile del progresso. Ma sì, questo è un momento in cui, diciamo così, un pensiero moderno si fa strada attraverso, si dice, le coltri delle tenebre di un mondo che è verso la sua fine. Queste idee che qui vengono compendiate sono appunto, direi in una parola, quelle che esaltano il ruolo delle scienze rispetto ad altre grandi categorie che avevano dominato il mondo in via di dissoluzione. Teniamo conto che quello contro cui si scagliano gli enciclopedisti è un mondo di tradizioni, di pregiudizi, di superstizione, di soggezione ad una chiesa particolarmente rigida e di impronta inquisitoriale. I filosofi che scrivono qui, alcuni sono i cosiddetti deisti, vale a dire credono in un Dio creatore senza chiesa. Ma in questo mondo senza chiesa significa immediatamente portare un attacco decisivo al cuore della civiltà europea. Questi lo fanno ed è per questo che vengono anche in parte considerati i progenitori della Rivoluzione francese, annessi e connessi. Dicono che la scienza e la tecnica e l'industria sono fondamentali per l'emancipazione della società, sia sotto il profilo culturale che economico. Però lo dicono in un mondo che fino a quel momento è stato dominato da classi dirigenti, nobili, che ritenevano che qualunque mestiere fosse una ars mechanica, dunque non nobile, dunque ignobile. Qualunque mestiere, anche studiare. E questo dice: studiate, utilizzate tutte le conoscenze, tutte, e vedrete che la società cambia. Questo è un gesto rivoluzionario ed è un gesto naturalmente che non a caso è stato definito illuministico, di nuova luce in un mondo diciamo molto oscurantista. Non c'è solo questo però, dentro qui si trovano i primi germi di una idea dei diritti fondamentali dell'uomo. Qui c'è un discorso contro la schiavitù, prima di tutti gli altri discorsi sulla schiavitù e contro la schiavitù sviluppati altrove. Qui c'è molta filosofia, oltre ad un progetto che è culturale e politico. Ma è per questo che questa enciclopedia si pone come perno non nella cultura francese, ma in tutta la cultura occidentale, perché lì si trovano le idee che poi, sviluppate nei vari paesi, troveranno delle radici e delle applicazioni, anche qui da noi. E non è un caso che questa opera sia qui in una biblioteca che in qualche modo rappresenta una storia risorgimentale che noi facciamo risalire al Settecento in una traiettoria ideale da un'Italia di antichi stati separati ad un'Italia che troverà la sua unità istituzionale il 17 marzo del 1861, ma che continuerà la sua opera di, diciamo, costruzione unitaria negli anni successivi. Questo museo nasce nel 1878, non a caso, è un momento in cui finalmente ci si rende conto che gli anni che sono appena trascorsi sono stati straordinariamente importanti e queste idee qui, per quota parte, hanno avuto un certo peso. L'enciclopedia intercetta gli strali dei gesuiti, dei giansenisti, fino, se non dico male, a vedere i suoi primi due tomi bloccati. Sì. Viene impedita la diffusione sostanzialmente nel 1752. I gesuiti riescono a bloccare questa primissima distribuzione dell'enciclopedia. Sarà lo diciamo in modo un po'
come dire, un po' inesatto, il gran sovrintendente alla censura di Francia, Malherbe, persona anche lui piuttosto informata dei grandi principi illuministici, a sbloccare la produzione e la distribuzione dell'enciclopedia, che ha avuto tra l'altro un mercato all'inizio abbastanza limitato, ma anche su questo si potrebbe discutere, perché è stata venduta con il sistema della prenotazione, vale a dire prima di produrla hanno raccolto delle prenotazioni di persone che l'avrebbero acquistata, un po' come una vendita a rate, ed erano un migliaio di copie. Nel giro di pochissimo si sono trasformate in 4.500, dunque l'impresa ha avuto anche una sua, diciamo, sotto profilo economico, una sua resa, e poi nel giro di un decennio sono arrivate ad essere 25.000, e se noi teniamo conto della quantità di volumi, insomma. Detto questo, i gesuiti naturalmente, di fronte ad una summa della nuova filosofia e dei saperi che metteva in crisi l'obbedienza ad una chiesa fortemente strutturata su ordini religiosi, sulla capacità delle diocesi, dei parroci di irregimentare, controllare, dare senso morale alla vita delle persone, ovviamente si ribellano e conducono una battaglia frontale contro l'enciclopedia. La storia poi ci dirà che 10 anni dopo i gesuiti vengono a loro volta cacciati da una Francia che è cambiata e che vede anche nel clero una serie di esponenti che sono molto confidenti con queste filosofie. Non dobbiamo credere che sempre le cose siano tutte bianche e nere. Quando si parla di gente di cultura non dobbiamo escludere i preti, soprattutto nel 7 e nell'Ottocento, perché erano persone che avevano studiato e questo naturalmente li metteva a contatto anche con queste culture. Non è un caso che questa edizione di Livorno è curata da un abate, dall'abate Serafini, ed è stata autorizzata dal Papa. Quindi siamo, come dire, con le spalle ormai coperte. Stiamo parlando del 1770-71. È chiaro che la Chiesa, di fronte a queste esplosioni di proposta filosofica culturale che sconquassano letteralmente i principi su cui si reggeva una società cosiddetta di antico regime, si ribella. La Chiesa fa resistenza al Risorgimento italiano fino al 1870. Stiamo dentro a questa, come dire, a quest'aria che troverà mille episodi sul piano militare, ma una profondità culturale di cui questa è una delle radici straordinariamente importanti. Ecco, avviamoci verso la chiusura. Chiudiamo un po' un'ellisse ideale di questa nostra chiacchierata. L'enciclopedia sta qui da noi solamente perché è ricompresa, lasciami dire, nell'arco temporale che copre il nostro allestimento, o ha avuto un suo ruolo nella costellazione di riferimento, non voglio dire la stella polare, ma una dei riferimenti culturali dei personaggi chiave del Risorgimento italiano? Diciamo che questa è una storia sotterranea per almeno 50-70 anni, cioè da quando esce l'enciclopedia non si può dire che in Italia e in particolar modo nel Piemonte Sabaudo ci siano stati dei fermenti che ufficialmente ci riconducessero a queste culture. Poi arrivano i francesi alla fine del Settecento e staranno per 10 anni abbondanti a Torino. Qui una serie di famiglie, diciamo, avrà con i francesi buoni rapporti, e non a caso fra queste famiglie ci sono, come i Balbo, i tutori di una figura che in quel momento sta in Francia con la mamma. Si chiama Carlo Alberto di Savoia Carignano. Quando nel 1830 prenderà il regno di Sardegna, tutte quelle famiglie saranno la classe dirigente sabauda, comprese persone che allora sono giovani, lo diventeranno meno nel corso di quegli anni, ma
Cavour, per fare un esempio, è figlio di queste culture. Cavour studia nell'Accademia Militare e in quella che poi diventerà la Scuola d'Applicazione d'Arma, è un ingegnere, quindi si occupa di cose tecnicissime, fa la sua tesi di laurea sul tiro di rimbalzo, che è un tema degli artiglieri, e studia tutto quello che c'è da studiare sulle macchine in Inghilterra e in Francia. La sua tenuta a riso vedrà la prima introduzione di macchine agricole. Cavour è, sia pur nel suo moderatismo politico, l'erede, la nuova generazione che ha succhiato da queste filosofie. Cavour non sarà amato anche per questo. Cavour non avrà una sepoltura religiosa. Cavour è vissuto con qualche resistenza, ma Cavour è l'uomo dell'innovazione, che se ne pensi, anche di fronte a grandi protagonisti della storia risorgimentale italiana, l'uomo delle idee è Cavour, e buona parte delle idee di Cavour stanno qua dentro. Un'ultimissima domanda nel ringraziarti per questo tuo straordinario contributo. Ognuno di questi dialoghi ha un titolo. Io avevo pensato per l'enciclopedia pietra angolare del sapere moderno. Mi faccio prendere dall'emozione che mi ingenera una suggestione retorica o tu è una didascalia che condividi? No, io la condivido. Io penso che naturalmente poi, come al solito, la storia ci consiglia di rendere più sottili, più raffinate le nostre analisi, però è anche giusto fissare dei punti cardine. Ecco, questo è un punto cardine, questa è una pietra angolare del sapere moderno, ma dirò di più, di una filosofia civile. Quando noi ancora oggi parliamo di diritti umani, non possiamo ignorare che buona parte dell'impulso verso quel discorso sta nella filosofia contenuta in questi volumi. Questo la rende non solo moderna, nel senso generale del termine, starei quasi per dire attuale.